Ok, quindi l'obiettivo di oggi è provare a capire ciò che abbiamo fatto ieri. Capire un po' meglio. Ieri abbiamo costruito delle applicazioni, delle pagine web. Adesso fermiamoci un attimo e andiamo a vedere, no, di che cosa si trattava, trattandolo un pochino meglio, sia dal punto di vista della sintassi che dal punto di vista di che cosa succede realmente quando scriviamo quelle pagine. E quindi trattiamolo, visto che siamo poi qua in aula, in modo un pochino più ordinato, un pochino più teorico. Allora, ieri ci siamo tuffati nello sviluppo di qualche pagina utilizzando, no, la tecnologia JSP, che si dice in giro stia per Java Server Pages, in realtà non è vero, nel senso che quando la Java era ancora della Sun Microsystems e non della Oracle, no? Loro hanno sempre negato che JSP significasse Java Server Pages. Hanno detto JSP è un nome, punto, si chiama JSP. Poi in realtà non è vero. Ma perché non volevano essere accusati di copiare la Microsoft che la chiamava ASP? Partiamo dal capire, no? Vedere le cose semplici, quelle che abbiamo fatto ieri, poi via via andremo ad aggiungere, no? Quello di ieri è stato più che altro un tuffo per cominciare a fare qualcosa e per cominciare a capire dove stanno i problemi. Cioè, noi dobbiamo sempre metterci questa mentalità: noi facciamo un sito che è composto di 3 pagine, e 3 pagine di una complessità di 20 righe ciascuna, ma immaginiamoci se il sito anziché di 3 pagine fosse di 300 pagine di una complessità molto maggiore. Allora proviamo a proiettare, a fare sempre questo sforzo di proiettare su un livello di complessità molto maggiore ciò che stiamo facendo. È chiaro che non abbiamo né il tempo né il modo di fare veramente, lavorare veramente a quei livelli di complessità, no? Facciamo uno sforzo di immaginazione o di ingegneria, no? Per cercare di capire se queste tecniche che vediamo, che cominciamo a vedere, sono applicabili in the large, no? In ambiti molto più ampi. E scopriremo che la risposta è no. Nel senso che, a meno che non riusciamo a fare le cose in modo un pochino più ordinato, lavorando così, ma così come si lavorava in ASP, così come si lavora in PHP, vengono fuori delle pagine che sono un intreccio, un miscuglio inenarrabile di codice HTML, di istruzioni in un linguaggio di programmazione, vuoi che sia il .NET, vuoi che sia il PHP, vuoi che sia il Java, e poi un po' di SQL, un po' di tutto, no? Va bene. Possiamo forse appiccicarci l'attributo funziona, ma non sicuramente fatto bene, mantenibile, gestibile e appunto, soprattutto manutenibile. Ma a questo ci arriviamo. A questo serviranno, diciamo così, la parte finale di questo capitolo, Java Bing e MVC Pattern, cioè diamoci dei modi di lavorare che permettano, magari a prima vista sono un pochino più macchinosi, un pochino più pesanti, ma ci permettono di arrivare a livelli di scalabilità maggiori. Allora, cosa abbiamo visto ieri? Ieri abbiamo visto delle applicazioni web realizzate all'interno dell'ambiente web previsto dalla piattaforma Java Enterprise. J2E è una sigla che sta per Java 2 Enterprise Edition. Quindi il linguaggio Java, per sviluppare, voi l'avete usato finora per sviluppare applicazioni standalone, no? Applicazioni indipendenti. In quel caso si usava quella che era la piattaforma J2SE, Java 2 Standard Edition. No. L'Enterprise Edition non è un linguaggio diverso, è sempre il linguaggio Java, a cui però c'è un pacco di specifiche in più, di librerie di fatto in più, che permettono di gestire, come dice il nome, applicazioni di tipo Enterprise. Uno straterello, e dell'Enterprise Edition ne parleremo quando parleremo dei server a livello enterprise. Uno staterello della enterprise, dell'architettura enterprise del mondo Java è il cosiddetto presentation tier, presentation layer, cioè il livello di presentazione. Se a un certo punto tu hai un macchinone enterprise che ti immagini, no, in uno scantinato con 10 server, una cosa mostruosa, dentro girano le nostre applicazioni, ma a un certo punto queste applicazioni devono generare un'interfaccia utente. E nel caso della Java, il presentation tier può essere, no, esposto su web attraverso un meccanismo che è detto di servlets. Servlets sono classi Java che
che rispondono a richieste HTTP, a richieste web. In realtà è un più generico come concetto, ma per quanto ci serve oggi pensiamo solo all'HTTP. Quindi è una classe Java che viene richiamata quando arriva una richiesta HTTP. E questa è la vera natura, no, di un sito web basato su tecnologia Java. È fatto di tante classi, come tutto nel mondo Java, come tutto nel mondo object oriented, tante classi, ciascuna delle quali risponde a un indirizzo web diverso. Riceve una richiesta, fa un po' di lavoro, sputa fuori una risposta sotto forma di file HTML. Poi muore, o quasi, o si addormenta. Per una semplicità di sintassi, una pura semplicità di sintassi, una facilità di programmazione, sopra il livello delle servlet, che sono normalissime classi Java, tra un attimo le vediamo e poi più avanti nel corso impareremo a scriverle, che sono normalissime classi Java, c'è un livello di sintassi in più che ci facilita la creazione di queste classi Java laddove molto del codice di fatto consista nel generare delle parti costanti di HTML, quello che la specifica JSP chiama template text. Cioè abbiamo una pagina che ha un template, un modello, uno scheletro più o meno sempre lo stesso, dove dentro ci sono dei pezzettini che cambiano. Allora in quel caso sarebbe pesante generare tutto questo template text da un programma Java, perché sarebbe una sfilza lunghissima di out.println. E allora è più comodo dire, vabbè, il 90% dell'HTML te lo metto qui e dove non lo è, apro una parentesi, minore per cento, e ci scrivo il codice Java. Allora si sono inventati queste pagine JSP che sono una sintassi semplificata, dicevo, per scrivere una servlet in cui la maggior parte del codice di fatto sia la generazione di testo statico, di template text. Dopodiché c'è un altro livello che fa parte del Presentation Tire, che è la JSTL, che è una libreria di tag aggiuntivi per il JSP, ma l'ho scritto in grigetto perché non ce ne occuperemo. Perché poi in realtà, come sempre, le cose che sembrano, no, standard, diventarono standard in un certo momento, poi vengono spesso rimpiazzate da altre soluzioni. Infatti il JSTL non si usa quasi più, ma si usano altri tipi di applicazioni per fare il livello di interfaccia. Allora, queste pagine JSP quindi sono una sintassi semplificata, lo vediamo bene adesso, per scrivere le servlet. E questa sintassi semplificata di fatto consiste in 5 elementi che sono elencati qua, quindi non è molto esagerato, no? il concetto della pagina JSP. C'è del testo HTML, il template text fisso, e all'interno di questo template text si possono inserire queste 5 cose: scriptlet, expression, declaration, directive e JSP tag, di cui in realtà quelli che contano sono il primo e l'ultimo, gli altri sì, ma sono minori, no? Lo scriptlet l'abbiamo già visto, gli JSP tag lo vedremo, sono alcuni comandi in più, ma non sono veramente una decina di comandi in totale, no? Quello che è importante è poter identificare ciò che è statico nella pagina e ciò che è dinamico e poterli mescolare in modo decente. Quindi di fatto noi abbiamo un castello fatto di una serie di tecnologie e noi ci mettiamo sopra. Starà poi a noi o allo sviluppatore decidere in un certo momento, va bene, io una certa cosa la scrivo come servlet, una certa cosa la scrivo come JSP, per fare un certo tipo di elaborazione semplicemente mi servono certe librerie Java, no? Costruiamoli sopra. Vabbè, qui saltiamo. Allora, dicevamo, il JSP non è altro che un modo, no, per scrivere più comodamente una servlet che è una classe Java. Adesso noi non sappiamo ancora tutti i dettagli di come deve essere fatta una servlet, ma noi scriviamo JSP. Quando l'utente clicca sulla pagina, ieri la chiamavamo inizio.jsp, no? Quella pagina, il server web, poi qui c'è una distinzione tra web server e container, web server è la parte che gestisce il protocollo HTTP e web container è la parte che ospita al suo interno le applicazioni vere e proprie, Tomcat li ha entrambi al suo interno, ma
se vogliamo, un dettaglio. Quando arriva una richiesta, l'application server dice: guarda, questa è una richiesta per una pagina JSP. La pagina JSP in quanto tale non è eseguibile. Non posso prenderla e mandarla al browser, perché lui non sa che cosa farsene dei tag JSP. Non posso neanche prenderla e mandarla alla virtual machine Java che la interpreti, perché non è Java, perché c'è di mezzo dell'HTML. Allora, ciò che fa Tomcat dietro le quinte, la prima volta che voi chiamate una pagina JSP, prende quel JSP, lo legge e genera una classe Java. Lui la prende, la scrive e la salva su disco. Poi prende questa classe Java e la compila. È un file.class, che è un file di bytecode Java, pronto per essere eseguito. Dopodiché lo prende e esegue questo. Quindi genera veramente automaticamente per noi una classe, una servlet. Ma la possiamo anche vedere. Ieri avevamo questa pagina JSP con cui avevamo giocato un pochino con gli script apri, chiudi, entra, esci dagli ambiti Java HTML e normalmente la richiamavamo col browser. Quando la richiamiamo, Tomcat provvede da solo a creare questo. Una classe Java che lui chiama salute_jsp.java, quindi salute era il nome della pagina, si chiamava saluta.jsp, lui ci aggiunge _jsp.java perché chiaramente è un sorgente Java e crea una classe salute_jsp che è un servlet. Qui non guardiamo adesso tutte queste dichiarazioni perché... ma andiamo a vedere il corpo di questa classe che è qua dentro. C'è un metodo service, in realtà è un JSP service che viene chiamato a sua volta dal metodo service, ma sono tutte cose che in parte vedremo quando faremo le servlet. Questo è il codice, dalla riga 51 in avanti è il codice che lui, il resto del codice è uguale, queste classi sono sempre tutte uguali. Da quel try lì dentro, dalla riga 51 in avanti, è il codice che lui ha generato partendo dal nostro saluta.jsp. E infatti si vede che parte con una serie di set content type, un po' di cose per dire come è fatta la risposta HTML, e questo set content type lui non se l'ha inventato, ma l'ha preso da una direttiva che noi avevamo inserito nel JSP. Quindi alcune direttive, adesso poi andiamo a vedere le varie sintassi delle direttive che si possono inserire, si traducono in istruzioni Java che lui genera. E poi c'è una serie di out.write, di comandi out.write, uno dopo l'altro. Per ogni riga, questa, 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 per ogni riga del JSP iniziale, lui prende quella riga e la mette dentro out.write, aperte le virgolette, facendo lui tutte le acrobazie di che cosa succede se in realtà dentro quella riga a sua volta ci fossero già degli apici, delle virgolette, dei caratteri non leciti. Ci pensa lui, no? Ad esempio qui c'era, ma quasi sempre un carattere virgolette. Se noi dovessimo inserire questa riga dentro la print line, dovremmo mettere un backslash davanti alle virgolette, perché altrimenti quelle virgolette mi terminano la stringa, e questo è un lavoro che fa già lui. Ad esempio qua c'è un backslash davanti, qua c'è un backslash davanti, ci pensa lui, i barra n li mette lui, eccetera. Quando poi entriamo dentro uno scriptlet, lui si rilassa, perché dice: ok, da questo momento in avanti ciò che ha scritto l'utente non è più HTML, template text come lo chiama lui, da convertire in una serie di write o di print line, ma è già direttamente codice Java. E quindi da questo momento in avanti, vedete che c'era un commento string if nome diverso da null, è copiato tale quale nel sorgente della classe servlet che sta generando. Poi sono uscito dallo scriptlet e quindi ritorna a generare codice HTML. Quindi da qui c'è un barra P, un H1, e c'è il write del barra P, dell'H1,
c'è anche una capo, dice ma cosa c'entra sta capo qua? In realtà è la capo che viene dopo questo per cento minore, questo capo qui, non serve a niente, ma lui non lo sa, allora lo genera apposta, no? Quindi genera una serie anche di spazi bianchi di troppo, tipo questo, dici ma chi se frega, questo spazio bianco qui è quello che c'è davanti a questo inizio di tag. Lui è preciso, tutto ciò che c'è all'esterno degli scripted genera un'operazione di write line. Tutto ciò che è all'interno degli scripted viene preso e posato così com'è dentro la classe generata. E per quello che funzionano anche questi trucchi strani, no, che facevamo ieri, entra ed esci dagli scriptlet per pigrizia, perché qui abbiamo detto ma non c'ho voglia di scrivere out.writeline aperte tonde, aperte virgolette, allora se devo stampare qualche cosa faccio che uscire dallo script per un momento, anche se sono dentro un if, anche se sono dentro parentesi graffe, perché in realtà tutte le volte che esco da uno scriptlet sto dicendo ok, da questo istante in avanti tutto ciò che vedi mettilo dentro delle istruzioni di stampa, e così lui fa. Qui c'era la if con l'aperta graffa, poi a questo punto qui stavamo uscendo dallo scriptlet e ciò che è rimasto, ciò che c'era nel testo, è andato a finire dentro delle istruzioni di write che, per dove sono, sono finite dentro questa parentesi graffa, sono dentro la if. Quindi un meccanismo molto semplice, è una semplificazione sintattica. Poi vedremo che in realtà ci sono dei comandi, degli altri comandi JSP, quelli che abbiamo chiamato direttive JSP, che in realtà generano poi del codice un pochino più complesso che non sia solamente un out.write. Però il principio è sempre lo stesso, ti do una sintassi più facile, più semplice, più immediata, più diretta, più visibile per scrivere quello che in realtà dovrebbe essere una classe Java con una serie di operazioni ripetute, sempre le stesse. Allora ti lascio concentrare su quelle che sono le operazioni di logica vera e propria, prendi i parametri, li controlli, li usi e ti semplifico la vita il più possibile per le parti appunto ripetitive di codice, di template, di parti costanti. Così come c'è tutta la parte di gestione delle eccezioni, cosa capita se l'esecuzione di quel codice Java dà un'eccezione, cosa capita se la pagina non c'è, se il parametro manca, eccetera, eccetera, che se creassimo noi la classe dovremmo gestire. Visto che non creiamo noi la classe, la crea lui, ce la gestisce lui, è già gestita, diciamo così, di default da Tomcat stesso, per cui a un certo punto la pagina genera quei messaggi di errore di Tomcat che abbiamo visto ieri, grazie proprio ai meccanismi di gestione dell'eccezione che sono stati, non è che sono automatici, sono stati inseriti nel codice della classe nel momento in cui questa classe è stata generata. Questo handle page exception è un esempio. E poi l'altra cosa che fa la generazione della servlet è prepararci degli oggetti con cui poter lavorare. Ad esempio noi avevamo scritto out.println. Out che cos'è? È un oggetto che lui ha definito qui. Prepara qui una serie di variabili, tra un attimo le chiameremo JSP implicit object, oggetti impliciti in una pagina JSP, oggetti che già ci sono nella pagina JSP. Beh, già ci sono nella pagina JSP vuol dire che la classe che è stata generata li crea questi oggetti, e c'è in particolare un oggetto application, un oggetto config, un oggetto session, un oggetto out. Out è l'unico che conosciamo finora, perché è quello con cui possiamo stampare del testo nella risposta. In realtà ne conosciamo anche un altro, che è l'oggetto request, che è qua. Quindi vuol dire che il codice Java che scriviamo dentro la JSP usa già una serie di oggetti che le sono stati preparati da questa classe. Se noi dovessimo scrivere la servlet direttamente da zero, dovremmo farci noi queste operazioni qua per andare a recuperare questi oggetti se ci servono. Quindi una serie di semplificazioni. Uno degli obiettivi dei JSP era quello di rendere capaci di progettare applicazioni web anche persone che non avessero un background di programmazione, cioè che non sapessero programmare. Scrivere una classe Java corretta, vabbè, richiede un minimo di studio. Scrivere una pagina JSP con qualche istruzione qua e là è una cosa che si apprende molto più facilmente.
In realtà poi c'è tutta una serie tra la JSP Directives e le JSTL che noi non faremo, sono tutte semplificazioni ulteriori che vanno proprio nella direzione di dire chi scrive JSP non è un programmatore, può scrivere semplicemente con dei tag semplificati. Poi c'è un meccanismo di traduzione automatica in cui poi un programmatore può intervenire per andare a personalizzare alcuni meccanismi, ma questa è una direzione in cui alla fine oggi non si va perché ci sono poi dei sistemi più evoluti per farlo. Quindi questo qua è un po' il significato di questo disegno e anche il motivo per cui io questo disegno ve lo faccio vedere oggi dopo che ieri ci abbiamo messo le mani sopra, perché altrimenti la lavagna non è che si capisce che cosa sta succedendo davvero. Avendolo visto funzionare, spero si capisca un po' meglio. Tra l'altro questo meccanismo arriva una richiesta, adesso qui lo vediamo per passi, e viene compilata la classe, eccetera, avviene solamente la prima volta. Cioè, quando io mi collego con l'indirizzo inizio.jsp, avviene questa traduzione dal JSP al Java, dal Java alla classe. La volta successiva, se un altro utente si collega alla stessa pagina, Tomcat trova già la classe fatta, trova già la classe pronta, e quindi non deve ricompilarlo le volte successive. Quindi voi vi accorgerete, poi cominciando a fare le cose, che non appena tu hai modificato un JSP e lo salvi, la prima volta che richiami quella pagina è lento, ci mette, poi dipende dalla macchina su cui siete, ma ci mette un secondo e mezzo, due secondi prima di rispondere. Non è che si è piantato qualcosa, è che a fronte di quella richiesta Tomcat si accorge: oh cavolo, qua devo, è cambiato il JSP, quindi devo rigenerare il Java e ricompilare la classe. Compilare richiede un certo tempo. E buttare via magari la classe che avevo già in memoria, che era la versione vecchia. La volta successiva si accorge che il file.class è già più nuovo rispetto al file.jsp e dice va bene, questo lo riuso, e quindi carica la classe e la esegue. Quindi da quel momento in avanti è veloce, istantaneo. Istantaneo non esiste, ma stiamo parlando di millisecondi e non più secondi. Quindi solamente al primo accesso una JSP, diciamo così, paga una penalità in termini di tempo di compilazione. Poi, dopo il primo accesso, e questo avviene in modo trasparente dietro le quinte, prova ne sia il fatto che per farvi vedere questo, sorgente, la server generata, bisogna andare a sfrocugliare dentro le directory di Tomcat all'interno di Eclipse. Cioè, questa servlet non è così facile da trovare, c'è, no? L'abbiamo vista qui, ma non è che sia in prima linea, dentro il progetto Java non lo trovate, dentro il progetto Eclipse, perché viene generato dinamicamente, non viene generato nel momento in cui scrivo il codice, viene generato nel momento in cui qualcuno richiederà quella pagina JSP. Se siete curiosi lo trovate dentro il workspace .metadata.plugins.vst server core tmp work catalina eccetera eccetera, è nascosto lì dentro. Catalina è il nome dell'application server Tomcat, no? Nome un po' strano, ma la parte di Tomcat che gestisce le JSP e i servlet si chiama Catalina, l'hanno chiamato così. E poi c'è il nome del server, nome dell'applicazione, nome del package. In questo caso è jsp.apache.org, che è il package in cui lui mette tutte le classi generate da lui. Se noi avessimo delle classi, quando creeremo anche noi delle classi nostre, le metteremo in un package nostro, e dentro ci sono tutte le classi, diciamo così, generate. E vedete che sia il Java che il class hanno orario di compilazione sbagliato, perché dovrebbe averlo compilato appena adesso. Oggi non è 6. 5 ottobre 2011. Non è vero. Dovrebbe essere le 6, il 6 ottobre. Beh. Ma sono sicuro perché è diverso da quello di ieri. Vabbè. Problema di data, su cui non perdiamo la salute.
Allora, questo è ciò che succede, i vari passi che succedono. Vabbè, arriva una richiesta, la componente web server si accorge che è una richiesta di una pagina JSP e non magari di un'immagine. Forse un'immagine, tutto questo non succede. Se vedo un JPEG o un GIF, la componente web server di Tomcat prende il file e lo restituisce. C'è un file.html, prende il file e lo restituisce. Solo se c'è un file JSP, scatena tutto questo, la passa alla server extension, che in questo caso è Catalina, che vede che è la pagina JSP, la analizza, la parsifica, ne scrive il sorgente Java, lo fa compilare e poi la passa, a questo punto ha un servlet compilato e lo passa alla parte dell'application server che gestisce servlet, che a questo punto carica la classe, la esegue e finalmente questa classe dà la risposta al browser. In realtà questa parte qui, servlet engine, magari vedremo qualcosa quando parleremo del servlet, è anche furba, un pochino più furba di quanto non sembri, nel senso che questo è un contenitore di servlet e cerca di mantenere in memoria, quindi già caricate, già pronte all'uso, tutte le classi che può, che riesce a mantenere in memoria allo stesso tempo. Quindi non solo dopo il primo accesso la classe, il file.class è già pronto per essere caricato, ma già addirittura il servlet engine lo tiene vivo, la tiene viva quella classe, non la distrugge. Quindi non deve neanche essere ricreata, no? Non fa il new una seconda volta quando ci sarà una seconda richiesta. Quindi una classe che rimane viva, tra l'altro lui la attiva in più thread contemporaneamente in funzione delle richieste, insomma è furbo, fa bene il suo lavoro. Per ridurre al minimo, diciamo così, la penalità di esecuzione in tutte le chiamate successive alla prima. Quindi di fatto queste servlet non sono classi normali, sono classi che hanno, come si dice, un ciclo di vita gestito. Cioè ci pensa l'application container a decidere quando le crea, quando le distrugge, quando le richiama, eccetera, eccetera. Per ora noi lavoriamo nel mondo ovattato, semplificato del JSP e quindi tutti questi dettagli dell'interazione tra la servlet e il suo container non li vediamo perché sono gestiti dal traduttore automatico nel modo di default. Quindi questo è ciò che succede. Allora noi stiamo semplicemente imparando a controllare questo processo di traduzione da JSP alla classe. Con come? Con i comandi che abbiamo a disposizione. Il più semplice è lo scriptlet che abbiamo già visto ieri, minore percento, percento maggiore. Lì dentro scrivo codice Java che va a finire dentro il metodo service del servlet generato. Ci sono altri tipi di sintassi che di fatto sono, vabbè, vediamole. L'espressione per 100 uguale, quindi la differenza tra uno scripted e un expression è questo simbolo di uguale qua. Capita molto spesso di dover usare uno scriptlet esclusivamente per stampare un valore. L'abbiamo fatto ieri. Minore percento, out.println, request.getParameter di nome. Siamo entrati nel mondo Java solamente per dover stampare il nome di una variabile. È qua. No? Vabbè, in questo caso c'erano già anche degli if. L'uguale, no? L'expression let, a volte lo chiamano, è una versione semplificata in cui la print line è sottintesa. E quindi di fatto lì dentro non ci mettono a qualunque istruzione Java, ma un'espressione, il nome di una variabile, il nome di un'espressione A più B, quello che voglio, e questo viene calcolato e stampato automaticamente. E quindi di fatto lui ci mette intorno, ad esempio qua fa vedere, stampa una data. Questa è una creazione di un'espressione Java, crea un oggetto, lo converte in stringa ad esempio, e per cento uguale lo stampa direttamente. Quindi per inserire nel contenuto della pagina il valore di una variabile o il valore di un'espressione Java si può fare scripted out.print oppure
l'expressionlet, ma proprio solo una, e economicità di scrittura. Questo tag dichiarativo serve per inserire delle dichiarazioni nella classe, adesso vediamo qualche esempio, ma lo useremo pochissimo, per non dire quasi nulla, perché poi queste cose per farle bene bisogna farle con i bin, mentre invece le direttive sono utili, ne vedremo, vedremo quali ci possono servire. Allora, vabbè, sullo scripted abbiamo già detto quasi tutto. L'unica cosa che non abbiamo detto è che esistono due sintassi alternative per fare ciascuna di queste cose. La sintassi tradizionale storica è minore per cento maggiore, che tra l'altro è la stessa che usa la Microsoft nel suo Internet Information Server, e è molto simile a quella che usa anche il PHP, che è minore punto interrogativo e punto interrogativo maggiore. Sono sintassi molto sbrigative. Poi a un certo punto è nata la moda di voler far tutto bene con l'XML pulito e validato, e quelle cose lì, quei tag lì sono un po' una porcata in un mondo XML puro. E allora sono stati inventati e definiti delle versioni XML valide delle stesse cose. Quindi anziché scrivere per cento minore, voi potete anche scrivere JSP due punti scriptlet, qui in mezzo ci mettete il codice Java, barra JSP due punti scriptlet. C'è nessuno che io conosca che abbia voglia di sprecare tutte queste battute con gli errori di battitura, però a volte lo trovate scritto. E questo vale anche per l'expressionlet, eccetera. Cioè, di ciascuna di queste direttive esistono le due versioni. Ecco, l'unica cosa a cui fare attenzione è che se usiamo un'expression, quella è solo un'espressione, non è un'istruzione. L'istruzione Java completa ha l'istruzione punto e virgola, e viene terminata col punto e virgola. Quindi dentro gli scriptlet dobbiamo mettere il punto e virgola dove serve. Mentre invece questa è solamente un'espressione, vedetela, è una parte di codice che potete mettere dentro una chiamata funzione. È un valore, è un numero, quindi non ha il punto e virgola in fondo. Ah, qui non c'è. Ci fosse, se lo metteste, verrebbe generato un errore di sintassi. Le dichiarazioni. Le dichiarazioni servono per aggiungere del codice che va a finire però non dentro il metodo di servizio della servlet, ma dentro lo spazio delle dichiarazioni della classe. Torniamo alla servlet, tanto voi sapete di cosa stiamo parlando. Questa è una classe, no? Che è stata generata automaticamente. Una classe, beh, definisce delle variabili locali, private, public o quello che sia, e poi dei metodi. Normalmente ciò che scriviamo dentro un JSP va a finire dentro il metodo di servizio, quello che abbiamo appena visto. Se questo metodo di servizio ha bisogno di usare delle variabili, che sono le variabili di istanza, la definizione di queste variabili dovrebbe andare qui, insieme a queste. Quindi se abbiamo bisogno di definire delle variabili in più o dei metodi in più per questa classe, dobbiamo inserire del codice qui, alla riga 25, e non sotto la riga 52. Allora, questa direttiva declaration fa proprio questo. Inserisce del codice fuori dal metodo di servizio, ma dentro la classe. Serve per dichiarare delle variabili di istanza oppure per dichiarare dei metodi in più. Magari in quella pagina JSP dobbiamo fare tante volte la stessa operazione, anziché fare copia e incolla, definiamo un metodo, lo chiamiamo tre volte. Per definire un metodo lo devo mettere dentro una direttiva, perché vado a finire fuori dal corpo dell'altro metodo, perché non posso definire un metodo dentro un altro. Definire metodi va bene. Definire variabili di istanza è un po' pericoloso, e noi non lo faremo praticamente mai, anche se qui c'è l'esempio. È pericoloso perché, quando mai è pericoloso definire una variabile dentro una classe? Quando c'è il rischio che questa classe venga eseguita in modo concorrente, contemporaneo, e così è nel caso delle pagine JSP. Perché definire una classe, questa classe, tutte le persone di questo mondo che richiamano quella pagina web attivano un thread nuovo dello stesso oggetto.
Adesso voi non so quanto abbiate fatto in programmazione concorrente, ma quando avete più thread su uno stesso oggetto, le variabili di istanza sono condivise. C'è una copia sola, non ce n'è una per ogni thread, se no sarebbero oggetti diversi, separati. E quindi avere più codici, più corpi della funzione che lavorano tutti sulla stessa variabile in parallelo, è la ricetta per far casino. Per far sì che alla fine quelle variabili non abbiano poi il valore corretto, non vengono gestite, a meno che uno non gestisca esplicitamente la sincronizzazione, ma lì si va, diciamo così, a parlare nella programmazione concorrente. La programmazione web cerca di evitare queste cose, cerca di, diciamo così, appoggiarsi su dei pattern di sviluppo che evitino di dover pensare a troppo questi dettagli, no? E infatti poi la necessità di dover creare delle variabili accessibili alla pagina noi la risolveremo usando uno strumento più evoluto che è quello dei Bing, non semplicemente la variabile di distanza. Quindi io non vi avrei neanche parlato del tag declaration se non fosse perché a volte magari serve per definire un metodo. E allora lo usiamo. Ma per definire variabili di distanza, anche gli esempi che trovate sui libri come questo sono sbagliati. Sono sbagliati. Sbagliati. Poi sul libro è spiegato tutto bene. Però non pensate che sia facile così. No, questo qui era un esempio che diceva, guarda che se io dentro la classe ci metto una variabile che conta il numero di accessi e ogni volta, quindi qui sono nella dichiarazione, e ogni volta che sono dentro che la pagina viene richiamata, incremento questo contatore, io alla fine della giornata so quante volte quella pagina è stata richiamata. Falso. So quante volte quella pagina è stata richiamata dall'ultima volta che il container ha deciso di caricarla quella classe. Perché il container può decidere di caricare una classe e tenersela in memoria, allora quella variabile rimane viva. Il container può decidere che ha bisogno di memoria per altre cose, quella classe lì la distrugge. E per poi ricaricarla tra un attimo, ma se la ricarica tra un attimo quella variabile di istanza riparte da zero. Quindi il primo motivo per cui non è vero quello. Qui dice sync server reboot, ma non è vero, dall'ultima volta che il server ha deciso di caricare questa classe. E il secondo motivo per cui non è vero è che se ci fossero due richieste esattamente contemporanee della stessa variabile, se questa variabile vale 10 accessi, e due thread contemporanei cercano di incrementare la variabile, il risultato finale non è 10 più 1 più 1 fa 12, ma 10 più 1 sola volta e fa 11, e quindi mi perdo dei conteggi quando ho un carico elevato di accessi da parte del sito. Quindi sono cose su cui è meglio non fare affidamento, e infatti noi non lo faremo. L'ultima, la quarta delle 5 elementi di sintassi GSP che abbiamo visto nell'elenco prima è quello delle direttive. Direttive hanno una sintassi molto diversa. Minore per cento, chiocciola, si sono sbizzarriti coi simboli, e poi c'è un nome di una direttiva e dei parametri. E le direttive definite sono due, page e include. Include non la usiamo mai, nel senso che vedremo più avanti una direttiva che si chiama jsp:include che funziona bene, mentre questa include ha dei problemi anche lei, quindi non ignoriamola. Quindi per noi di fatto le direttive sono percento chiocciola page. E con questo page che cosa faccio? Vado a influenzare la generazione iniziale della classe. Due cose le abbiamo già viste, forse le uniche due che ci serviranno. Una è import. L'avete visto ieri usando l'oggetto date, dice ma dà l'errore di compilazione perché date non lo trova. È già perché devo importare il package giusto. Allora l'istruzione di import deve finire nella classe da qualche parte, andiamo a riprendere la classe, l'import deve finire qua dentro, e quindi devo avere un modo per dire al traduttore JSP, dico guarda, caro traduttore, là sopra aggiungici una import in più. E il modo di dirglielo è chiocciola page import uguale e il nome del package che voglio importare. Banale, banale. Quindi tutte le volte che usiamo, tranquillamente possiamo usare dalle nostre pagine JSP qualunque oggetto ci serva, o delle librerie standard o definite da noi, poi dobbiamo ricordarci di importare il package corrispondente. Chiocciola page, import uguale. L'altro
l'altra direttiva page è content type. 90 volte su 100 ci va bene già che cosa fa, non Tomcat questa volta, perché Tomcat non lo sa, ma ciò che fa Eclipse. Eclipse, quando creiamo una nuova pagina JSP, no? Non partiamo da pagina vuota, ma partiamo da un template, da uno scheletro già fatto, per comodità nostra semplicemente. E questo, tra l'altro, questo template contiene questa, chiocciola page, language uguale Java, che in realtà è l'unica cosa che può esserci, ma potrebbe anche mancare perché è già il valore di default, ma content type, text XML, charset, ISO 88591, che dice, forse ricorderete qualcosa perché so che l'IOI queste cose le fa, no? Il MIME type del contenuto che il server sta restituendo. Dice a Tomcat di dire al browser che ciò che gli sta per mandare è un documento di tipo text/HTML, e quindi il browser lo dovrà poi trattare come HTML, e poi ne dà la codifica in termini di caratteri. In questo caso ne dà una codifica 8 bit col carattere ISO 88591, altrimenti se usassimo set di caratteri diversi dovremmo specificarlo, se usassimo Unicode lo potremmo fare, se usassimo UTF-8 e così via, no? È l'encoding del set di caratteri. Adesso forse voi nessuno vi ha mai inflitto la spiegazione fatta bene degli encoding, perché è divertente dal punto di vista storico, ma un po' incasinato dal punto di vista pratico. Ma diciamo che nel 99% dei casi ci va bene questo. È un header, è una linea che deve esserci nella risposta HTTP. Quindi quando io faccio una richiesta HTTP, il server mi deve rispondere dicendo: ok, ti sto mandando un file, ma sto file che cos'è? È un file di testo? È uno zip? È un HTML, è un'immagine GIF, a seconda è un PDF, e ovviamente a seconda di che cosa sia questo tipo di file il browser lo tratterà in un modo diverso. Se è uno zip mi offre la finestrella per salvarlo, se è un PDF magari me lo apre col plugin, se è un HTML me lo visualizza lui, e così via. E questo lo dice il server, ovviamente, perché è l'unico che sa cosa sta generando con questa direttiva. Allora, noi normalmente, se sono pagine JSP, nel 99% dei casi genereremo proprio HTML, ma non sempre. Vedremo più avanti, quando faremo interazione Ajax, in cui ci sono delle richieste asincrone delle pagine, queste pagine non avranno bisogno di generare dell'HTML, ma solamente del testo semplice, in questo caso sarà text/plain, oppure del codice, dei frammenti di codice JavaScript, si chiama JSON, ma ci arriveremo. Quindi ci sono dei casi limite in cui una servlet non genera HTML. E questo è il page content type. Se dovessimo modificarlo, sappiamo dove toccarlo, ma se no ci va bene quello di default. L'altra direttiva, che in realtà non dobbiamo toccare, ma ha senso commentare, è la session. Non dobbiamo toccarla perché ha un valore di default che è true, cioè è vero, che è proprio quello che ci serve. Quindi le sessioni sono uno degli strumenti più potenti e indispensabili al giorno d'oggi nello sviluppare applicazioni web. Di fatto il concetto stesso di sessione corregge, se vogliamo, uno dei problemi che aveva il protocollo HTTP da quando era stato pensato. Il protocollo HTTP è un protocollo che è stato definito, pensato volutamente come protocollo senza memoria, si dice. Un protocollo senza memoria è un protocollo in cui due scambi di informazione tra lo stesso browser, tra lo stesso client e lo stesso server, no? Tra lo stesso browser e lo stesso server, non possono influenzarsi l'un l'altro. Cioè, se io richiedo una pagina e tu mi dai una pagina, poi io dopo clicco su un link di quella pagina lì e quel link punta allo stesso server, quindi ti sto facendo un'altra richiesta, caro mio server, sono sempre io, ti ho fatto un'altra richiesta, te ne ho fatta un'altra, una prima 10 secondi fa, sono sempre io, ma quando arriva la mia seconda richiesta tu non mi riconosci più. Questo è il protocollo HTTP. Ogni richiesta è nuova, è da parte di un utente, ma boh, chissà, non so chi possa essere.
Mi sono dimenticato, no? Poi ci hanno girato parecchi film su questo concetto, no? Di persone che a un certo punto si resetta la memoria, da Nemo, dove c'era la pesciolina che si dimenticava sempre, quindi ogni volta, ah ciao, io sono Dori, come si chiamava. Ecco, il server HTTP fa così, ogni volta che cliccate su un link lui dice, e tu chi sei? Io ti rispondo lo stesso perché HTTP è un protocollo aperto, ma non so chi sei. Ecco, questo è un sarebbe un disastro, perché vuol dire che io non posso costruire niente di utile. Tu capisci, io sono sulla pagina di login di un portale per leggere la mia posta, su una pagina scrivo la password, scrivo invio, la pagina dopo dove c'è la posta, il server non sa chi sono. Ma che te l'ho appena detto? Ma quella era su un'altra pagina, in questa qui non so più chi sei. C'è bisogno di mantenere memoria, in qualche modo, della sequenza di navigazione, non delle singole pagine. L'HTTP ragiona a pagine, l'utente ragiona in termini di applicazioni. Entro in un'applicazione e faccio una certa serie di cose in sequenza. Questa sequenza, chiamata sessione di navigazione, è appunto una successione di pagine che condividono un contesto comune, cioè l'utente è sempre lo stesso, sta facendo certe cose, è arrivato ad un certo punto, mi ha dato o non mi ha dato conferma, ha certe preferenze, vuole l'interfaccia in italiano piuttosto che in inglese. C'è dello stato comune condiviso, condiviso tra l'utente e l'insieme di pagine che sto visitando in questa sessione di navigazione. Questo stato condiviso, che è fondamentale per qualunque applicazione web, non per qualunque pagina web. Attenzione ai livelli, quando parlo di HTTP parlo di pagine singole, quando parlo di sessioni di navigazione sto concependo un'applicazione, quindi una interazione continua tra me e il server mediata dal browser. Peccato che il server, la parte HTTP del server, di questo non lo sa. Chi crea questa illusione di continuità è l'application server, nel nostro caso è Tomcat, che mantiene delle informazioni, lui, che sono nascoste dentro i cookie, ma non è oggi il giorno per entrare nel dettaglio di come vengono codificate e implementate le sessioni, chissà se lo faremo parlando di problemi di sicurezza soprattutto, ma ci pensa, diciamo così, l'application server, Tomcat, in collaborazione col browser, perché poi i cookie li memorizza dentro il browser, a mantenere questo stato condiviso, che poi concretamente impareremo a usare, sarà dentro un oggetto che si chiama session. C'è un oggetto Java che contiene delle informazioni che non vengono dimenticate una volta che la pagina viene chiusa. Allora, c'è la direttiva chiocciola page session che permette di abilitare o disabilitare la gestione della sessione da parte dell'application server. Normalmente la vogliamo. E infatti il default è quello. Se per qualche motivo lo volessimo disabilitare, c'è quella direttiva, ma no, è abbastanza raro volerlo fare, che disabiliterebbe la gestione della sessione per quella singola pagina, ma normalmente non ci serve, no? Per cui, motivo per cui vi avevo detto, questa direttiva non la tocchiamo, non la modifichiamo mai, ma la usiamo come pretesto per spiegare che esiste un livello successivo rispetto all'HTTP, gestito non dalla parte HTTP ma gestito dalla parte application. Vabbè, poi ci sono altre direttive che io ho riportato qua per completezza, ma che non avremo praticamente mai occasione di usare. L'altra direttiva, l'include, anche questa la saltiamo perché era un modo sbagliato di fare una cosa che poi si fa meglio in un modo diverso con la direttiva include. No? Il problema è che ci sia un'evoluzione storica negli standard. A un certo punto inventano delle cose e poi si accorgono che, tanto guarda, crea più problemi che non soluzioni, e quindi abbandoniamo questo e trovano un modo nuovo di farlo, ma per mantenere la compatibilità col passato non possono proprio cancellarlo del tutto. Noi però siamo liberi di ignorarlo. Vabbè, commenti, sono commenti. Quindi questo è l'ambiente. Di fatto sono queste, lo scriptlet, lo usiamo quasi sempre, l'expression se siamo pigri non vogliamo scrivere println, la direttiva se vogliamo inserire i metodi e basta. Quindi è abbastanza semplice come ambiente di programmazione. Per farci qualcosa di utile, il contenuto della pagina però
Ricordiamoci che noi vogliamo fare pagine web dinamiche, applicazioni dinamiche. L'applicazione dinamica deve avere delle informazioni su cui lavorare. No? Ieri abbiamo visto che alcune informazioni possono provenire dalla pagina precedente, nella quale magari l'utente aveva scritto delle informazioni in un form, in un modulo. Altre informazioni possono provenire, ne abbiamo appena parlato, da un contesto condiviso di sessione, quindi da informazioni che ho raccolto via via nelle pagine precedenti. Poi altre informazioni possono arrivare dal database, ma questo è a parte, no? Non se ne occupa più il container web. Allora, per permettere al contenuto delle pagine JSP di fare qualcosa di utile, di conoscere il contesto in cui vengono richiamate, ma chi mi sta chiamando, perché, che cosa vuole, quali dati mi ha passato, che cosa ho fatto un secondo fa, l'utente ha già fatto o non ha già fatto il login, informazioncine di questo genere, ci sono una serie di oggetti predefiniti, che qui sono chiamati oggetti impliciti, che poi impliciti vuol dire che sono stati già creati per noi, non è che sono nascosti o altro, li crea già, no? la servlet autogenerata, che possono essere usati normalmente all'interno del nostro pagina JSP. Alcuni li conosciamo già, out è lo stream di uscita in cui stampare la pagina, request contiene tutte le informazioni sulla richiesta, tra cui i parametri della stessa, session e application impareremo a conoscerli quando vedremo i bin, sono dei contenitori in cui poter mettere e memorizzare delle informazioni, sono delle mappe, delle map Java essenzialmente, che memorizzano le informazioni. Config è un oggetto che ci permette di accedere a informazioni, come dice il nome, di configurazione. Cioè io posso mettere dentro un file di progetto dei dati, che ne so, l'indirizzo e lo username e la password per accedere al database, non me le scrivo dentro il codice Java, le scrivo in un file di configurazione e questo file viene letto automaticamente e reso disponibile, i suoi contenuti vengono resi disponibili attraverso quell'oggetto. Di nuovo li vedremo più avanti. L'oggetto response lo usiamo sempre, ma quasi non lo tocchiamo mai, nel senso che ogni volta che out è uno stream di uscita collegato alla response. La response è ciò che stiamo creando, l'HTML che stiamo mandando fuori. L'oggetto response in quanto tale non lo tocchiamo quasi mai, in realtà, perché ciò che ci dobbiamo fare è essenzialmente scriverci dentro. Quindi questi sono gli oggetti definiti dallo standard, come dicevo, quelli più interessanti per noi o quelli indicati in rosso, che sono il request, che usiamo quasi esclusivamente per ottenere i parametri che provengono dai form precedenti, l'oggetto out. Per quanto riguarda i parametri della richiesta, abbiamo visto il metodo getParameter che legge il valore di uno dei parametri che è stato passato dalla richiesta. In realtà a una pagina possono arrivare molti parametri e ciascuno di questi parametri, perché magari c'è un form molto complicato con 50 campi diversi, ciascuno di questi parametri avrà un campo, un nome e un valore. I nomi dei vari parametri devono essere tutti diversi tra di loro, i valori dipendono da che cosa l'utente ci ha scritto dentro o ha selezionato nelle varie caselline. Allora io posso con getParameter andarmene a prendere uno uno, oppure ho dei metodi più potenti per andarmene a prendere tutti in blocco. Ciò che fa il container è leggere tutti i parametri, li parsifica, li decodifica rispetto all'encoding che hanno e li mette in una map, no? Una map è una struttura dati associativa in Java, conoscete? Già sentito parlare, che è proprio una struttura dati che associa chiave uguale valore. In questo caso la chiave è una stringa e il valore è un'altra stringa di nuovo. E quindi io, se voglio, posso farmi dare la map intera e poi lavoro, anziché andare a chiedere un parametro alla volta. Oppure mi posso chiedere, ma quali sono i nomi dei parametri? Quindi mi danno una lista solamente dei name. Oppure una lista solamente dei valori. In questo caso getParameterValues col plurale restituisce non una stringa ma un vettore, perché ci sono dei casi in cui posso avere a fronte dello stesso nome tanti valori diversi. Questo è il caso in cui fate delle caselle di spunta multiple, quindi la domanda è una sola, le risposte sono molte, ma potete sceglierne più di una. Allora potete scegliere di dare lo stesso name a tutti, value diversi, e ve le tirate su come un vettore. Ma
se vogliamo, sono metodi più potenti per fare in un blocco solo ciò che farebbero tante chiamate a, a getParameter. Questi oggetti session application no, li riprenderemo quando parleremo di Java Beans, ossia quando cercheremo di trovare soluzioni per più scalabili all'uso di JSP. Vabbè, questi vi aggiungo ancora un altro elemento che è più che altro una comodità, che è stato anche adesso introdotto all'interno delle specifiche JSP a un certo punto, che è un linguaggio in più, nuovo, semplice, per calcolare e stampare dei valori all'interno delle pagine. Cioè, noi abbiamo molto spesso bisogno di fare operazioni di questo genere. Request.getParameter, nome, out.print, nome. Ho un valore, il nome di un parametro, lo devo andare a, devo andare a catturarne il valore, e questo valore lo devo inserire nella pagina web. Esiste, e questo richiede di saper creare una stringa e stamparla in Java. Non è che ci voglia 10 anni di studio a scrivere quello e metterci un punto e virgola, però può essere un ostacolo, no? Se vogliamo rendere più facile la creazione di applicazioni web anche da parte di persone che non siano programmatori professionisti. Per questo alla Sun avevano pensato di creare un linguaggetto semplice per manipolare i valori. Ad esempio, questa stessa cosa io la posso anche scrivere così: benvenuto al sito, virgola, dollaro, aperta graffa, param, punto mio nome. Cioè, dentro, io qui non sono entrato in uno scriptlet, non sono entrato nel mondo Java. Ho dato una sintassi strana che comincia con un dollaro e poi pinza delle cose dentro le parentesi graffe, per andare ad estrarre dai parametri della richiesta un parametro che si chiama mio nome, e tra l'altro qua non ci sono le virgolette, non ci sono parentesi tonde, param punto mio nome, e questo valore di questo parametro è stato inserito, iniettato in questo punto nella risposta della pagina. Quindi è la scorciatoia rispetto alla versione precedente, la scorciatoia che funziona solo a metà, perché nel caso in cui quel parametro non ci sia, lì non scrive niente, non lo gestisce in modo gentile dicendo caro utente anonimo. Però è molto, se io so che quel parametro c'è, quindi non mi dà errore, e ci sono dei contesti in cui lo posso sapere, quando quel valore non mi arriva direttamente all'utente ma è già stato validato prima dal controller, adesso sto anticipando, so già che c'è, quindi lo posso usare e lo uso in modo molto più agevole, così che non entrando in uno scriptlet. E qui stiamo facendo, stiamo dando del lavoro ovviamente all'application server. E qui me lo scrive, qui questo secondo nome arriva dal param.mio nome. Se andiamo a vedere la script generata, ed è ovviamente cambiata rispetto a prima, e qui questa è la riga 88 è quella che è stata generata a partire dal, è illeggibile perché è codice che è stato pensato per essere generato in automatico, quindi non per essere letto dagli uomini, ma vedete che c'è l'espressione e poi c'è un metodo evaluate che la valuta e gliela fa, ne fa calcolare il risultato, e il risultato alla fine va a finire come sempre dentro la risposta. Quindi c'è questo piccolo linguaggetto che
torna utile effettivamente per, di nuovo, per abbreviare la scrittura. Noi non lo usiamo perché ci fa paura entrare nel contesto Java, ma lo usiamo magari per velocizzare alcune operazioni, tipo la rigenerazione dei form o cose simili. Quindi questo linguaggio di fatto è molto semplice, include le espressioni dentro questi simboli, dollaro e parentesi graffe, ha degli operatori che sono questi, che sono molto simili agli operatori normali, maggiori e minori, posso fare piccoli calcoli e soprattutto posso, dov'è finito? Dai, non c'è scritto, non elenco qua, ma la cosa interessante è che posso accedere a tutte le variabili implicite che abbiamo appena visto. Quindi io qua dentro posso scrivere param punto e mi dà il nome dei parametri della richiesta, posso scrivere session punto e mi dà il nome delle variabili che sono state memorizzate in sessione e così via. Quindi non, nulla di speciale, nulla di complesso, è utile solamente tenerlo presente quando faremo cose un pochino più sofisticate per sveltirci la sintassi. Io mi fermerei qua per il momento su questo capitolo e poi il resto lo riprendiamo la settimana prossima, no? Perché, scusate, che abbiamo grosso modo coperto le cose che abbiamo visto ieri in laboratorio, no? Quindi a me piace anche un po' un approccio di questo genere in cui uno vede anche le cose pratiche e così riesce a capire meglio quelle teoriche, piuttosto che non viceversa, in cui si annoia nella parte teorica e poi il giorno dopo non sa che cosa dovrebbe ricordare. E quindi vorrei, diciamo, sospendiamo questa parte, la riprendiamo poi martedì e mercoledì prossimo per andare avanti su applicazioni un pochino più complicate. Io l'idea, no, la sfida, il pensiero che vi lancio è, se su questo esempio molto semplice, immaginiamo di voler costruire un form, un modulo che raccolga informazioni sull'utente, in cui però alcuni campi possono essere obbligatori, ad esempio, oppure devono avere un certo formato. Allora, cosa succede? In questo caso la gestione degli errori non esiste, nel senso che se l'utente non mette il nome o mette un nome strano, vado avanti lo stesso. In un contesto vero cosa succede? Che l'utente ha dei campi da riempire, clicca su invio e se tutto va bene, allora arriva alla pagina successiva in cui fa ciò che deve fare. L'applicazione web prosegue con i valori di quelle informazioni che provengono dall'utente. Se invece c'è qualcosa che non va, qualche campo manca oppure non è scritto nel modo giusto, allora l'applicazione web gli ripropone lo stesso form di partenza dicendo: guarda che manca questo, questo, quest'altro, per favore completalo. Allora proviamo a fare un piccolo passo avanti su questo esempio ragionando su come si gestirebbe quel caso. Dovremmo avere una pagina web in cui, sto pensando perché mi verrebbe da fare un disegno nella lavagna, ma se registro qua non viene fuori la lavagna, quindi facciamo una cosa diversa. No? Ciò che vogliamo fare noi è una pagina web nella quale, anzi un piccolo sito web, non una sola pagina, nella quale ci siano due pagine, una di richiesta informazioni, richiesta informazioni che cosa fa? Contiene una serie di campi, quindi mi richiede, che ne so, il nome,
cognome, l'età, e altre, allora, questi nome e cognome sono chiaramente delle stringhe, l'età è un numero. Poi possono esserci dei casi in cui, che ne so, mi chiede, non so, il corso di laurea a cui sono iscritto, allora questo qua di fatto è un menu a tendina, no? Oppure, e poi mi chiede se voglio iscrivermi alla newsletter. Vuoi iscriverti alla newsletter sì o no? In questo caso è una casella di spunta, no? Che lui seleziona oppure non seleziona. Cioè, immaginate un qualunque form di registrazione di un sito. Questo in HTML è un form, qui non c'è nulla di dinamico, è semplicemente HTML, elementi di form, elementi di input. Poi alla fine c'è il bottone di invio che passa a una nuova pagina di benvenuto. Adesso noi poi in realtà non sappiamo che cosa farci, perché una volta che abbiamo queste informazioni non abbiamo ancora imparato come fare a memorizzarle da qualche parte, a ficcare dentro un database. Per cui non possiamo fare altro che dire siamo contenti di averti qua e benvenuto più il riepilogo dei dati. E va bene. Quindi se tutto va bene, se tutto funziona come dovrebbe, noi abbiamo che dall'invio del primo form arriviamo alla seconda pagina. No? Nel caso fortunato in cui tutto vada bene. La prima è una pagina HTML, contiene dei form, il bottone di invio, quando invio nella richiesta vengono copiati una serie di coppie, nome e valore, nome e valore, nome e valore, una per il nome, una per il cognome, una per l'età, una per il corso di laurea, una per la newsletter o quello che sia. Questi valori vengono passati alla seconda pagina, quindi immaginate una pagina JSP per generare questo, un'altra pagina JSP per generare questo. Questa seconda pagina JSP, dentro il suo param, dentro la sua request, ha tutti questi parametri, li legge e può scrivere il riepilogo. Cosa succede però se manca qualcosa? Se l'utente non ha selezionato il corso di laurea o non mi ha dato l'età, oppure al posto dell'età anziché scrivere 44 mi scrive non te ne frega niente, non sono fatti tuoi, è un testo, non è un numero, quindi non lo posso usare, è sbagliato, devo chiedere all'utente di correggerlo. Allora questa freccia qui non è l'unica possibile, questa freccia qui è una possibilità, ma l'altra possibilità, quindi la possibilità fortunata è questa, ma l'altra possibilità è invece che mi dica che ci sono degli errori e ricomincia da capo. Quindi può succedere che dei campi siano errati. Allora, queste due frecce chiaramente non possono essere due frecce diverse, perché quando io scrivo questa pagina dentro form, action uguale deve essere una sola, va verso una pagina JSP, poi questa pagina JSP dentro guarda, riceve i dati, li legge, li controlla e dice vanno bene o non vanno bene. Se vanno bene genera il riepilogo, se non vanno bene genera un messaggio di errore. Quindi la scelta non può essere fatta qui come l'ho indicata da queste frecce, ma in realtà deve essere fatta dalla pagina che lo riceve. Quindi un disegno forse più giusto sarebbe questo. In cui ho un primo blocco che riceve la richiesta e la controlla e poi decide come proseguire.
quindi qua questa richiesta non la scrivo, non la faccio né verde né, né rossa perché non so ancora se sarà giusta o sbagliata. Quindi ho il primo modulo, la prima pagina che contiene un form che viene inviato a una seconda pagina grossa, la quale dentro fa almeno tre cose. La prima, che ho indicato qua con i punti interrogativi, analizza la richiesta pervenuta, analizza i valori dei parametri, la loro completezza e la loro correttezza. Se tutto è corretto, poi prosegue lungo la linea verde, facendomi vedere il riepilogo e il benvenuto. Se c'è qualche errore, invece mi scrive un messaggio d'errore. Quindi io qua mi vedo nel mio bel JSP con l'inizio, il recupero dei dati, i controlli, poi a un certo punto if va tutto bene, aperta graffa, parte di sopra, chiusa graffa else, parte di sotto. Così va bene ma è brutto. Nel senso che quando avete trovato l'ultima volta un sito in cui avete compilato i dati di un form, avete provato a salvarli, e poi vi ha detto guarda che hai dimenticato la provincia, ricomincia da capo. No? Come ricomincia da capo? Tu, se ho preso mezz'ora a riempire tutti i dati, ne ho dimenticato uno, non è che devi strapparmi il foglio e ricominciare da capo come fai al bambino dell'elementare quando ho sbagliato il compito, no? Ridammi per favore il form che tu ho appena scritto e dove ti vado ad aggiungere solo quel dato lì. E l'esperienza che abbiamo oggi è così. Allora vuol dire che qui non va bene errore ricomincia da capo, vuol dire vuol dire ci sono degli errori, correggi il form. E quindi io questa cosa qua la allargo un pochino, no? La faccio un po' più larga, la faccio un po' più visibile. Perché qui salta fuori una grana. Adesso, correggi il form cosa vuol dire? Vuol dire che io devo generarti come risposta, io sono la pagina JSP, soggetto alla pagina JSP, ti devo generare come risposta una pagina che contenga carissimo hai fatto degli errori, e questo è facile da scrivere, dopo che ho fatto i controlli ho scoperto che c'erano degli errori, e poi ti devo sputare su quella pagina lì il contenuto di un form uguale a quello che aveva qui, uguale a quello che c'era qui, con la differenza che mentre qua i campi erano vuoti, qua li devo già precompilare con i valori che mi avevi mandato, se mi avevi mandati, oppure li lascio in bianco se mi li avevi lasciati in bianco. E quindi di fatto qua devo pensare a quella che in gergo chiamiamo la rigenerazione del form, che di per sé non è che sia complicato, no? Nel senso che se c'era un campo di testo, input type uguale text, name uguale il mio nome, qua. Qui ci scriverò input type uguale text, name uguale il mio nome, value uguale, aperte le virgolette, il valore che ci avevi già scritto. E il valore che ci avevi già scritto ce l'ho perché faccio un request.getParameter di mio nome. Niente, non è fantascienza. È un gran rompimento di scatole. Perché io qua devo avere un form che è esattamente uguale a questo, precompilato con dei dati che possono esserci o non esserci, e questo fa suonare immediatamente decine di campanelli d'allarme nella mentalità di un informatico che dice ok, qua c'è un copia e incolla. Chi mi garantisce che quando qualcuno poi modifica questo, poi questo rimanga allineato, rimanga uguale? Deve esserci, dobbiamo trovare un modo più furbo di farlo. Ok? Non è possibile che dentro una pagina, anzi dentro un if, una paio di parentesi grafiche dentro una pagina, ci sia del codice che è molto simile a quello che c'è già in un'altra pagina. Non che non è possibile, ma vuol dire andare in cerca di guai. Di nuovo, su due pagine chi se frega, ma se lo moltiplichiamo per 100... tutte le volte che poi devo modificare una virgola da una parte, immaginiamo, sì, ma entro una settimana dobbiamo fare la versione in francese del sito. Sì, va bene, abbiamo le traduzioni pronte, ma dove dobbiamo andare a ficcare? Dove dobbiamo duplicarle? È un marasma. Allora, se le cose scritte in un posto solo, bene, se la stessa cosa è ripetuta in 6 posti diversi, in un modo leggermente diverso,
c'è da spararsi. Allora, quello che cerchiamo di fare nella settimana prossima è provare a fare questo, che è poi anche legato all'esercitazione che avete, e poi capire quale può essere una soluzione fatta bene. Una soluzione che non ci faccia inorridire al pensare di moltiplicarlo per 100. E questo sarà il motivo, no, che ci spingerà a studiare la parte di queste slide che non vi ho ancora fatto oggi, quella sul JSP, sul direttivo JSP e soprattutto sui Java Bing e modello Model View Controller, che è la soluzione per risolvere questo tipo di problemi. Quindi, tanto dicono che l'estate stia ormai gli sgoccioli e nel weekend farà brutto, quindi potete cominciare a pensarci e martedì lo riprendiamo. Grazie, arrivederci.